Allora, buongiorno. Oggi ho queste due belle fette di carne di vitello e farò delle scaloppine, ma con i funghi porcini, i funghi secchi. I funghi, eccoli qua, li ho messi a bagno da stamattina. Erano in questo sacchettino, li ho messi a bagno da stamattina, così almeno sono ammorbiditi bene bene. Adesso poi li andremo a strizzare e a fare a pezzetti. Per prima cosa, dobbiamo infarinare le due fette di carne nella farina. Ho preso della farina di riso, vedete? E l'ho messa in questa ciotola e andremo a passare le nostre fettine, ok? Procediamo. Intanto ungiamo la nostra padella con un filo d'olio e facciamo scaldare un po' l'olio. Mentre si fanno rosolare le due fette di carne, vedete, da una parte e poi dall'altra, ok, le giriamo. Prepariamo il latte, che andate, anziché sfumare col vino bianco, faremo col latte. Nel latte, in 200 ml di latte, andremo a sciogliere una bustina di zafferano. Allora, vedete, in questa lattiera io ho messo 200 ml di latte e sto sciogliendo una bustina di zafferano in polvere. Se invece avete quello con i pistilli, ancora meglio se avete pistilli di zafferano, ok? E adesso facciamo che abbassare leggermente la fiamma e versare il nostro latte da zafferano. Ok. Poi tra un paio di minuti metteremo i nostri funghi. Ok, trascorsi 2 minuti, abbiamo messo anche i funghi, vedete, fatti tutti a pezzetti. Mettiamo un po' di pepe e un po' di sale. Ok. Perfetto, e adesso praticamente a fiamma bassa con il coperchio a soffietto lasciamo cuocere per 10 minuti, un quarto d'ora. Perché praticamente questo latte allo zafferano, diciamo, si deve raddensare e diventare come una cremina. Vedete come sta diventando proprio una crema? Si sta raddensando. Se volete farlo ancora più corposo, diciamo, potete usare anche la panna da cucina, anziché il latte. Però con latte verrebbe uguale. Ovviamente per chi ha problemi prende questo, che prendo anch'io, senza lattosio, senza grassi, ed è un latte molto leggero. Ok, quando lo vedete così bello cremoso, trascorsi più o meno un quarto d'ora, poi se vedete che è troppo asciutto potete aggiungere ancora un po' di latte, massimo 250 ml di latte, ok? La bustina di funghi secchi è 30 grammi e adesso andiamo solo ad impiattare. Voilà, ecco qua impiattata la nostra fetta di vitello scaloppata con i funghi secchi, porcini, con la crema allo zafferano, ok? Buona degustazione a tutti, semplice, una cena semplicissima e anche leggera. Dopo le feste natalizie iniziamo a metterci di nuovo un po' in riga. Perciò ho detto, chi magari vuole farlo più corposo può usare la panna, però con latte va benissimo ed è semplicissima da fare. Quindi carne, farina, ho usato anche la farina di riso che raddensa di più il latte e lascia comunque, viene molto più cremoso e serve proprio per raddensare la farina di riso, anche quando si fanno proprio al posto della fecola, dell'amido di mais, va benissimo comunque la farina di riso, ok? Nelle zuppe, per raddensare un po' le zuppe o per fare delle riduzioni è ottima. Quindi vedete che con la farina di riso vi trovate meglio per fare questo tipo di ricetta, ok? Alla prossima, buona degustazione a tutti e spero che vi sia piaciuta. Attendo i vostri like e se volete iscrivetevi al mio canale. Alla prossima, ciao ciao!